Nel paese in cui la democrazia è sospesa da circa 6 anni e l'ultima amministrazione è stata sciolta nel maggio 2013, si riparte dal lavoro. Stamattina, infatti, è stato inaugurato a San Luca il primo sportello di Open Job Metis, agenzia per il lavoro quotata in borsa e presente in tutta Italia con oltre 130 filiali. L'iniziativa, voluta dal massmediologo e aspirante sindaco del comune Klaus Davi, ha visto la partecipazione del prefetto Michele Di Bari, del vescovo di Locri Gerace Francesco Oliva, di Salvatore Gullì, commissario prefettizio di San Luca, Giuseppe Nucera, presidente di Confindustria Reggio, Ivano Tognassi, dirigente di Open Job Metis, e Domenico Totino, responsabile dell'azienda per la Calabria. Una grande opportunità per i giovani di San Luca, troppo spesso oberati da una disoccupazione dilagante che li costringe a realizzare altrove il proprio futuro. San Luca rappresenta per noi Confindustria, ma nel sistema istituzionale calabrese italiano, un punto di riferimento. Investire in comunicazione positiva, investire aprendo aziende, facendo anche delle microimprese a San Luca, già si fa un passo in avanti verso la rinascita e verso una nuova immagine del territorio. Ma non è solo di San Luca, è di tutta la Calabria. È tutta la Calabria che ha bisogno di una reputazione forte. Ieri io sono stato a parlare col ministro Toninelli per Gioia Tauro. Anche Gioia Tauro ha bisogno di comunicazioni positive, perché la maglietta che gli è stata messa addosso come il porto della cocaina, quando la cocaina, si sa, le cronache lo dicono, sbarca con grandi quantitativi in Liguria, e però la comunicazione parla sempre male di Gioia Tauro. Questo è un processo che ci danneggia, che non fa venire imprenditori. Quindi oggi, anche se con una piccola iniziativa come quella che abbiamo fatto qui a San Luca, per aprire uno sportello che dà lavoro, significa che stiamo lavorando intensamente a invertire questa tendenza. Il lavoro si crea nella legalità, lo sviluppo si crea nella legalità. Noi siamo su questo percorso e anche San Luca seguirà questa strada. Siamo contenti di essere qui a San Luca perché obiettivamente abbiamo trovato un humus territoriale molto molto ricettivo. Certo, per noi San Luca è una sfida, perché come Open Job Metis siamo la prima agenzia italiana quotata presso la borsa di Milano, ma soprattutto abbiamo disseminato lungo lo stivale ben 130 filiali, isole comprese, e in queste 130 filiali mandiamo lavoro 20.000 persone ogni giorno, coadiuvate e coordinate da 650 dipendenti diretti. Quindi abbiamo tutta l'esperienza, la competenza e l'umiltà di offrire lavoro a chi ne sta cercando, ma soprattutto di condurre al lavoro anche delle persone che magari in quel momento non sono in grado di farlo, ma abbiamo un'arma molto potente che è quella della formazione, perché ogni anno eroghiamo circa 12 milioni di euro di formazione in cui possiamo formare panettieri, infermieri, costruttori di scarpe, ingegneri elettronici o attraverso la possibilità della formazione. In ultima analisi possiamo dire che qui a San Luca portiamo un messaggio molto importante, ossia quello della legalità. Come tutte le agenzie per il lavoro, Open Job Metis assume le persone sia a tempo determinato, e quindi magari attraverso alcuni media siamo un po' dipinti come i portatori di precarietà, ma sono assunti a tempo determinato con il pagamento regolare dei contributi previdenziali e contributivi, e soprattutto abbiamo la possibilità poi di introdurre al lavoro sia per un giorno sia a tempo indeterminato con garanzie assolute. In ultima analisi, detto che noi siamo quotati presso la borsa di Milano, è un ulteriore tassello di grande qualità e di trasparenza nei confronti dei lavoratori. Di chi meglio di noi, che siamo sul territorio, che conosce le aziende, conosce le risorse, capisce come fare dei colloqui, come... siamo dei professionisti. Bisogna pensare che al di là di essere impresa siamo professionisti con esperienza, quindi noi potremmo essere di aiuto. Quindi
anche a questo sistema che si sta mettendo in piedi come, come reddito di cittadinanza. Ecco, sarebbe il caso che anche in sistema ministeriale si tenesse conto proprio di questa nostra valenza, di questa nostra capacità, di questa nostra esperienza, questa sinergia tra noi che siamo azienda privata con esperienza nel settore, con esperienza ventennale nel settore e con un sistema, qual è appunto quello del reddito di cittadinanza e di supporto ai centri per l'impiego. Questa iniziativa vuole, come dire, irrobustire questa fiducia, perché sono convinto che la prossima sfida sarà cruciale per la comunità di San Luca, cioè restituire alla municipalità di San Luca gli uomini di San Luca, perché credo che sia davvero anomalo che dopo 5 anni San Luca non venga amministrata da sanluchesi ma da commissari straordinari o da commissari prefettizi. Perché c'è spesso una situazione in cui la rassegnazione e la paura hanno avuto il sopravvento. Le istituzioni pubbliche sono chiamate a ribaltare questo concetto, a rafforzare la fiducia nella comunità, perché soltanto in questo modo si supera paura e rassegnazione.